sono spiazzato veramente. Non pensavo che rigettavano una richiesta legittima di una nuova perizia. No, vabbè, i giudici sono loro. Nelle parole di Fabio De Menego c'è tutto lo sconforto per l'esito della prima udienza del processo d'appello nei confronti di Alejandro Augusto Stefan Meran, il dominicano 32enne che il 4 ottobre 2019 in questura uccise due agenti di polizia, Matteo De Menego, figlio di Fabio, e Pierluigi Rotta. La Corte d'Assise d'Appello ha infatti respinto l'istanza di una nuova perizia psichiatrica su Meran, richiesta dal PM Carlo Maria Zampi, secondo cui quella in base alla quale Meran era stato dichiarato non imputabile sarebbe frutto anche di una sorta di pregiudizio ideologico. Ma no, io non sono né deluso né contento, insomma, io ho fatto il dovere mio, sono tranquillo con la coscienza mia. Tutto pertanto è rinviato all'udienza del 28 aprile, inizio ore 9.30, al termine della quale dunque si arriverà ad una decisione sulla base degli elementi acquisiti. C'è da dire che fra gli avvocati delle parti civili vi sono forti dubbi che la sentenza di primo grado possa essere ribaltata, laddove la difesa, pur soddisfatta, non sembra cantar vittoria. Posso dire che ce l'aspettavamo, ma non voglio avere questa presunzione, è giusto che l'assise d'appello abbia esaminato tutte le carte e credo che questa sia la conferma del percorso che noi abbiamo sviluppato e intrapreso in tutto il primo grado. Per Meran si attende il futuro che l'attuale presente, cioè l'attesa di essere messo in una REMS. Pare che questo avvenga, dovrebbe avvenire nell'arco di una settimana. Resta su tutto l'amarezza di un padre, per il quale ogni udienza è un dolore che si rinnova, come ci ha raccontato stamani, prima dell'inizio dell'appello. Ormai è un coltello nella piaga che ogni volta sembra quasi finita, ma non è mai così. E quindi sì, è doloroso perché volemmo avere giustizia per questi due ragazzi e sembra che invece la strada sia ancora lunga.